Adesso facciamo lavorare la macchina di Stirling come un frigorifero, quindi il ciclo va percorso in senso antiorario e andrà alimentata dall'esterno con un generatore. Infatti in questo caso non funziona da motore, cioè non produce lavoro, ma invece assorbe lavoro dall'esterno per raffreddare una zona, sottraendo calore, sarà la zona A, e cedendo poi questo calore a un'altra zona B che si scalderà. Il passaggio di calore quindi avverrà dalla zona A alla zona B. E naturalmente non dovremo accendere la fiamma che normalmente si trova in zona A, perché il motore non deve, cioè la macchina di Stirling non deve funzionare da motore ma da frigorifero. Il frigorifero di Stirling assorbirà una quantità di calore durante l'espansione isoterma fredda e cederà invece calore alla sorgente calda durante la compressione isoterma calda. Inoltre avrà due scambi di calore uguali opposti durante le due isocore. Cominciamo quindi dallo stato A, che è questo, al volume minimo. Quindi vediamo il pistone di lavoro, infatti tutto a sinistra, con l'aria che ha appena terminato di cedere calore alla zona B, questo calore Q in uscita. Siamo quindi nello stato praticamente qua, lo stato A, e inizia l'espansione isoterma a bassa temperatura. Vediamo infatti il pistone di lavoro che si allarga verso destra, aumentando il volume a disposizione dell'aria. Contemporaneamente il dislocatore si sta spostando a destra in modo da lasciare scoperta la zona dalla quale poi verrà prelevato il calore Q1. Quindi l'aria preleva questo calore Q1 dalla zona scoperta, cioè dalla zona A, che per questo motivo piano piano si raffredderà. Infatti mettendo due termometri in zona A e in zona B vedremo una crescente differenza di temperatura con A che si raffredda per via di questo calore sottratto, mentre B si riscalda. Completiamo quindi la fase di espansione con il pistone di lavoro che si sposta all'estremità destra fino al volume massimo. Il dislocatore avrebbe dovuto rimanere completamente a destra, questo se il pistone di lavoro e il dislocatore si muovessero in modo separato, cosa che in realtà non è praticabile nella realtà, e quindi si devono muovere insieme con lo sfasamento di un quarto di periodo. Perciò, mentre il pistone di lavoro raggiunge il massimo volume, il dislocatore inizia già a spostarsi a sinistra. Così che mentre si completa l'assorbimento di calore dalla zona fredda A, che sarebbe questo calore Q che entra durante questa specie di isoterma di riscaldamento. Quindi, mentre si completa l'assorbimento di calore dalla zona A, contemporaneamente inizia la cessione del calore Q2 alla zona calda, quindi alla zona B. E infatti vediamo questa cessione di calore Q2, mentre intanto il volume si sta riducendo, quindi siamo in fase di compressione. E il volume infatti sta diminuendo perché il pistone di lavoro sta arretrando a sinistra. Nel frattempo il dislocatore si è spostato tutto a sinistra, lasciando scoperta la zona B, in modo tale che l'aria possa cedere calore Q2 appunto a questa zona B riscaldandola. Infine si completa la compressione con il pistone di lavoro che ritorna al minimo volume e intanto si completa anche la fase di cessione di calore Q2, che in realtà è questa fase Q, cioè la fase di A dove l'aria ancora cede calore alla zona B. Siamo quindi in questa zona del ciclo, volume minimo, cessione di calore alla zona B, questo calore Q in uscita. E il ciclo è pronto per ricominciare perché il dislocatore adesso sta arretrando verso destra, lascia scoperta la zona A e successivamente, un attimo dopo, il pistone di lavoro comincerà a espandersi, dando quindi il via a una nuova fase di espansione alla temperatura fredda, cioè con l'aria presente nella zona A, che era quella appunto che veniva raffreddata perché veniva sottratto calore, il calore Q1, cioè l'aria sottrae calore Q1 alla zona fredda A. Qui infine è rappresentato lo schema del frigorifero di Stirling che appunto sottrae calore dalla zona fredda A e lo cede alla zona calda B, dopo aver integrato per esempio i 60 joule di calore sottratti ad A con i 40 joule per esempio di energia elettrica necessaria per far funzionare il frigorifero di Stirling, 60 più 40, 100 joule.